Nome. Daniele. Età. 27. 23, credo. Professione. Operaia. Fotomodello. No, non mi piace. Professione calciatore. Chi è l'altra persona per te? Paola. Un fratello. Ah, una sorella. Dicci un tuo pregio. Imparo facilmente. Un mio pregio? Ma farei fatica a dirne uno solo, ma penso generoso. Dicci un tuo difetto. Sono disordinatissima, anche se mi impegno per essere sempre meglio, ma alla fine non riesco. Un difetto è che sono super, iper smemorato. Dicci un pregio dell'altra persona. Un pregio? È intonato? Di Paola. Ma Paoletta no, è una persona disponibile al servizio verso gli altri. Dicci un difetto dell'altra persona. Certe volte è permalosissimo, non si affronta. È tutto un difetto. Un difetto in particolare è che non c'è la televisione, di conseguenza non guarda i programmi televisivi, di conseguenza che campa fa. Di all'altra persona una cosa che non hai mai detto. Hai i denti bianchissimi. Tu è inutile che neghi. Da quando ti sei iscritta su Facebook? Stai sempre ficcata. Ti sei ficcata. È la verità. Adesso, diglielo come lo direbbe un quindicenne. Sei tanti troppo bianchi. Mi sono d'invidia. Cioè, senti Paola, da quando ti sei messa su Facebook non ti sei vedendo più in giro, non ti fai vedere più, ti sei ficcata pure te come noi altri. Fischia l'inno nazionale. Non so fischiare. Prova di cultura calcistica. Chi vinse il campionato italiano dell'89? Ok. L'Inter. Sicuramente una squadra di calcio, sicuramente una squadra di Serie A. Non lo so. La Sampdoria. Prova di inglese. Come si dice in inglese? Chi vinse il campionato italiano dell'89? Who won the Scala for the Starrett in the 1999? Who won the Italian soccer championship in year 80? Who won the Italian soccer championship in 89, yeah. Fai un urlo. Fai la faccia più brutta che puoi. Perché mi sento in impegno, mi spaventavo. Cosa hai pensato la prima volta che hai visto l'altra persona? Che era un montato, che se la rivedeva e che... Non è vero, Dani, non ho pensato proprio niente. Ecco qua un altro di questi. Vabbè. Ah, ciao. Ma chi è? Dici il vizio che vorresti toglierti. Non ti devo andare. Vizio? Dici una cosa che porteresti su un'isola deserta. Dici chi è il cantante preferito dell'altra persona. Questa è facilissima. Tutti sono al corrente che Paola ha la discografia completa di Paolo Meneguzzi. Nico Battaglia. E anche l'ultimo CD dei Sonora. Qual era il tuo soprannome da piccolo? La Roscia. Lele. Qual è il tuo soprannome oggi? La Roscia. Nello spogliatoio mi chiamano Ava, Vanta. Dopo tutte queste differenze, che cosa avete in comune? Gesù. Fate un saluto. Ciao, ciao a tutti.